Sedetevi intorno al tavolino senza incrociare le gambe. Io intanto purifico l'ambiente. No, i gatti no, attirano anime inquiete. Sta buona. Sì, fammelo sul pipino questo lavoro. Potete andare a letto voi due, buonanotte. Sì, grazie, signora, buonanotte. Ma aveva detto che non le faceva più queste cose la signora, io ho paura. Zitta. Andate, andate pure. Buonanotte. Dio, quante presenze, ragazzi. Sono già tutte qui intorno. Scusate, ma il fumo dell'incenso... Concentratevi, fate il vuoto interiore. Sento una presenza nuova. Sì, qualcuno che non è mai venuto prima. Vuole comunicare con noi, c'è abbastanza carica, maestro. Dio al tuo spirito e mi riempia la bottiglia, che è vuota. Uno. Trattieni il respiro. Due. Più lungo il passo, più lungo. Uno. Eccolo. Lo interroghi, maestro. Spirito, ci vuoi dire il tuo nome? Addetto I. R. H. I. Ma non ho detto H. Ma sta zitta, ha detto I. S. Iris. Una donna. Iris, che bel nome. Chissà chi era. Puoi dirci chi sei? Bellissima. Oh. Ha detto che bellissima, vero maestro? Sì, ha detto che è bellissima. Senti, Iris, hai un messaggio per noi? Ha detto amore per tutti. Il tuo messaggio è molto grazioso. Senti, Iris, vorresti dirci che... Cos'è, maestro? Forse un'interferenza. Sei sempre tu, Iris? Ha detto di no. Ora sentiamo. Come ti chiami? Olaf. Ha detto che si chiama Olaf. Olaf. Sei turco, vero che sei turco? Ha detto che turca sarei te. Oh. Perché non dai un messaggio a ciascuno di noi? Qualcosa di carino che ci aiuti a vivere? Cosa, per esempio, puoi dire alla nostra amica Dolly? Troia. Ma no, caro, non hai capito. Bagasciona. Oh. Ha detto bagasciona. Grazie, non è mica un'offesa, sai. Cosa mi ha detto? Ha detto bagasciona. Povero spirito. Vai in pace, vai in pace. Professore, lo mandi via? Pronto. Pronto. Ma chi è? Hanno chiuso. Ah, Giulietta, c'è un messaggio per te. Chi credi di essere, poverina? Tu non sei nessuno. Non sei nessuno per nessuno, non conti niente. Sei una derelitta. Fermi, non interrompete la catena, è pericoloso. Giulietta! Giotto, ma che succede? Che ma chi è che fare? Si sente male? Giulietta! Accendete la luce, no? Giulietta, non toccate. È possibile, la vostra età fare ancora queste pagliacciate. Stava ricevendo un messaggio. Tesoro, rispondi. Vattene, Olaf. Sì, ma si capisce. Ciao. Giulietta. Giorgio, ma sono stellina mia, sciocchine. Non lo farei più, sei fatto morire di spavento. Qua fa molte fette alle signore. Ma questa figliola è molto dotata. Sì. Molto, molto dotata.